Ciao a tutti ragazzi e ragazze, 7000 finalmente è tornato. E prima di iniziare con questo video, allora, una piccola premessina. Non vi capita mai, ragazzi, di andare in un posto e all'improvviso state male, ma proprio male seriamente, e non riuscite più ad andarci? Ecco, a me è capitato purtroppo. Mi è capitato sabato mattina per la precisione. Mi ero appena incontrato con appunto Andrew, ovvero lo Star 96. Eravamo sulla strada per Assago e sono stato veramente male. Un bel po' di roba avevo, proprio stavo una merda. Indovinate chi non ha partecipato ai nazionali? Noi due, esatto. E quindi ragazzi, vi avviso già, insomma, non ho partecipato purtroppo ai nazionali. Anche se sinceramente penso che anche se ci fossi andato non sarei durato due turni. Perché da quel che mi hanno raccontato la concorrenza era veramente spietata, incredibile. C'erano sfilze di overused, metà delle quali shiny, cioè, tutte potenza al massimo così. Tra l'altro, da quel che ho capito, potevano usare vuoto tetro. Cioè, spero abbiano sbagliato, cioè mi hanno detto che si poteva usare vuoto tetro, quindi fai te, non, io non so contrastare vuoto tetro, purtroppo non ho un Pokémon tipo Slurpuff, anzi credo sia l'unico che possa contrastarlo, quindi. Insomma, ragazzi, la preparazione che ho fatto alla fine non è servita granché, se non comunque al fatto che io qualche lotta l'ho fatta, diciamo. Per esempio, questa che andremo a vedere oggi è una lotta, la prima che ho fatto con il team nuovo in singolo. È in doppio, siamo contro Andrew, che anche lui portava questo team ai nazionali. Ovviamente l'abbiamo provata 4 contro 4 perché, cioè per avere proprio la sensazione di essere nazionali, perché lì si faceva 4 contro 4. Allora, quindi analizziamo i team totalmente nuovi. Andrew si presenta con Pokémon ben conosciuti come Noivern e Azumarill e anche Mianxiao e Sableye. Io invece porto un team molto particolare, molto variegato, se così possiamo dire. Ovvero Lanturn. Pokémon che a parer mio ho visto solo un paio di volte online usato nel battling, credo sia rare used. Quagsire, l'ho visto a volte, ma anche lui credo sia un underused o quelli lì. Aerodactyl, in questo caso Mega, l'ho visto una volta sola contro uno sotto cui avevo lottato un po' di tempo fa e mi ha colpito per l'abilità che adesso andremo a vedere, vi spiegherò fra poco. E per finire Scavalier, che mi ha colpito più che altro per la sua potenza offensiva e difensiva, diciamo alta. Allora, detto questo, diamo pure il via a questa lotta. Parte la sfida con Andrew. Allora, lui inizia subito mandando Sileye e non ho visto il nome. Io mando in campo Selene e Kimberly. Allora, Selene e Lanturn, Kimberly e Quagsire. Ah, si chiama Miglio. Cosa? Ok, allora inizia subito Sileye con Bruciapelo su Lanturn, che tentenne non può agire. Su Azumarill ovviamente fa Panciamburo per attivare anche la Baccacedro, se non ricordo male. Panciamburo riduce i PS per massimizzare l'attacco, una mossa davvero potente e insidiosa, soprattutto in questa combo utilizzata adesso. Io riesco a colpire Sableye con Tossina di Quagsire, ovviamente. Questo Quagsire è il massimo del supporter, cioè penso. Più che no, non un supporter, più che altro sembra Annoyer. Allora, pardon, Sibley riesce a fare fuoco fatuo su Quagsire. Io colpisco con il mio Invertivolt Azumarill. Tuttavia, non mandandolo KO, sinceramente mi aspettavo meno danni, quindi è andata benissimo. Grazie a Invertivolt, la mia Lanturn può tornare da me. Io mando in campo Pika, ovvero Excavalier. Che evita una carineria, anche se tuttavia non credo gli avesse fatto molto dato. Data la resistenza del tipo acciaio e folletto, e Kimberly ovviamente può fare il nostro sostituto e recuperare con avanzi i PS perduti. Persi, perduti, vabbè. Veleno e scottatura provocano danni a entrambe le fazioni, ma per ora non ingenti. Ovviamente Andrew intelligentemente ritira Sibiria dalla lotta e manda in campo Noivern. Questo Noivern ho capito subito che aveva l'abilità intrapasso. Ovviamente Azumarill fa protezione, faccio protezione anch'io intuendo quello che stava per succedere sul terreno in questo momento, ovvero che no, poi faccio Velenpuntura su Azumarill, ma vabbè, purtroppo
non l'ho beccato perché si è protetto. E qua ragazzi, allora, adesso lui utilizza acqua getto per fare più danni possibili. Devo dire che con l'attacco massimizzato, se Scavalier non fosse stato ben allenato in difesa, non avrebbe resistito. Ma l'onda boato di Noivern manda KO sia il suo Azumarill, che ormai non sarebbe servito, sia il mio Pika purtroppo. Quindi Scavalier, ottimo lavoro, è resistito a un acquagetto di Azumarill con macro forza e l'attacco massimizzato davvero incredibile. Riesco a fare tossina anche al suo Noivern, il mio Quagsire è veramente insidioso, molto resistente. E sto morendo. Mamma mia. Allora ragazzi, qua la lotta inizia a farsi veramente seria. Ovviamente il veleno e la scottatura provocano danni a tutti. Lui rimanda in campo Sibleyer e io mando in campo Airo, ovvero il mio Aerodactyl. Lo faccio Mega Evolvere e qua un paio di paroline su Mega Aerodactyl. L'abilità di questo Mega Aerodactyl è Unghie Dure, ovvero tutte le mosse con contatto fisico aumentano di potenza. Purtroppo qui lui mi fotte con bruciapelo, io non me l'ero ricordato. Noivern fa un daboato appunto sfruttando il fatto che il suo compagno di squadra fosse immune a un daboato. Che tuttavia, allora, grazie a intrappasso colpisce sì Quagsire, che va KO purtroppo ormai a corto di energie, ma Aerodactyl è resistito più che bene, considerato che in difesa speciale non l'ha per niente alzato. Il veleno provoca danni a entrambi i suoi Pokémon. Allora, rimando in campo ovviamente Lanturn, e qua allora, Andrew tira Noivern dalla lotta per mandare in campo il suo ultimo Pokémon, ovvero Mien Shao, anche questo Fake Outer, ovvero Bruciapelo, e Sibleyer fa Fuoco Fatuo su Aerodactyl. E qua ragazzi, non ho fatto un buon gioco di Predit, lo ammetto, però purtroppo Aerodactyl non ha mosse che proteggono, quindi buona. Faccio Dragartilli su Mien Shao, probabilmente rompendo un suo Focal Nastro, e idrovampata su Sibleyer che gli provoca buoni danni. L'avvelenamento tuttavia non lo manda a KO. La scottatura fa male al mio Aerodactyl. Lui ritira di nuovo Sibleyer dalla lotta, da veramente giocata intelligente, e manda in campo Noivern. Io qua faccio protezione aspettandomi una mossa da parte di Mien Shao su Lanturn, e colpisco con Frana, più che altro perché pensavo di mandare KO Sibleyer con quel poco che avevo. Frana che tuttavia riesce a mandare KO Noivern. Però attenzione, Frana è una mossa fisica, ma non c'è un contatto fisico tra il mio Pokémon e quello dell'avversario, quindi Unghie Dure non si attiva. Tuttavia però questa mossa era Stab. Ora siamo 2 contro 2, ritorna in campo Sibleyer. Adesso lui ha un altro bruciapelo da utilizzare, che purtroppo riuscirà a mandare a segno perché non posso proteggermi. Però l'ho mandato stavolta su Lanturn. Il mio Aerodactyl riesce a fare di nuovo Frana, che manda KO anche Sibleyer e lascia a, diciamo, poca vita Mien Shao. Allora, che fa? Assorbe il pugno su Aerodactyl e lo manda purtroppo KO e recupera molta vita. Allora, qui io speravo in un vero colpo di fortuna, ovvero che Lanturn... Allora, qua faccio protezione più che altro perché volevo vedere se avesse usato un'altra mossa, ma vedo che va ancora di assorbi pugno, come di nuovo fa, e mi viene l'impressione... No, non è strafato, comunque, no, prima ho fatto bruciapelo. Con assorbi pugno non mi manda KO, ma recupera la vita che aveva quasi tutta la vita adesso. Qui con idrovampata ho sperato di scottarlo, perché poi ho in un brutto colpo di scottarlo, perché l'avrei con protezione, l'avrei stallato e avrei vinto. Purtroppo però non funziona così e lui con un'ultima privazione mi manda KO anche Lanturn. E Andrew proprio a bruciapelo vince la sfida. Allora, io spero che questa lotta vi sia piaciuta, anche per oggi ho finito. Giusto un paio di avvisi. Allora, questa settimana, siccome è l'ultima di scuola, ho ancora un paio di interrogazioncine da fare, ma niente di particolare. Però mi concentrerò ancora sulla Nuzlocke per questa settimana. E allora... dunque, oggi è martedì. Sì, oggi è martedì. Allora, mercoledì, giovedì, puntata di Nuzlocke, venerdì e sarei oggi. Allora, praticamente, ragazzi, venerdì scorso non credo di aver messo video, no. Non l'ho messo per stare oggi, mi stavo preparando, no, ok. Preparazione che non è servita a niente. E stare oggi l'ho proprio spostato, nel senso che non l'ho, quella puntata di venerdì scorso è saltata questo venerdì. Ho solo fatto un salto senza dover recuperare, capito? Per quello lunedì, ovvero ieri, non è uscito un video. Ieri più che altro che stavo male. poi ragazzi, un paio di cosette ancora. Una cosa sola prima di chiudere.
Ho visto che io sono praticamente arrivato a un centinaio di video. Adesso solitamente per i 100 video si fa qualcosa di un po' particolare, un videino così cos'ha, però siccome lo sapete io non ho tutta sta grande attrezzatura, chiedo a voi, secondo voi, cosa potrei fare con quel poco di telecamera che ho, cosa potrei fare come speciale, chiamiamolo così, dei 100 video, ecco, che comunque sono un traguardo buono, essendo un anno che sono su YouTube praticamente, quasi un anno. Quindi ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate del team che ho portato e anche di darmi consigli su cosa fare per i 100 video. Ultimissima cosa, ragazzi, poi chiudo. Andrew, appunto, nel suo ultimo video ha annunciato che aprirà un torneo personale, ovvero sul suo canale. Allora, giusto un paio di requisiti per partecipare a questo torneo, sempre se volete. Allora, in descrizione vi lascio il video dove lui spiega tutto, le regole e tutto quanto. Comunque, le regole sono abbastanza semplici. Allora, regole di Smogon, 6 contro 6, lotta in singolo. A parte la taglia Uber, credo si possa usare qualsiasi Pokémon. Quindi gli Uber no, il resto sì. Però per partecipare al torneo dovrete seguire un paio di passaggi, ovvero essere iscritti al canale di Andrew, quindi vi esorto a iscrivervi perché è davvero bravo, e quelli di voi che si sono già iscritti al suo canale lo sanno e spero lo consiglieranno anche i loro amici e ve lo consiglio anch'io, molto bravo. Quindi essere iscritti al suo canale, mettere mi piace al video che vi metterò in descrizione, che è quello dove lui spiega le regole del torneo, e commentare nel video, dovete scrivere hashtag parteciperò, capito? Hashtag parteciperò dovete scrivere. Per partecipare, quindi iscritto al canale, mi piace al video, hashtag parteciperò. E ragazzi, spero aderiranno in tanti perché per fare un torneo come si deve bisogna essere almeno 25-30 persone. E per ora siamo 11-12 persone, mi pare, comunque una decina sicure. Ovviamente parteciperò anch'io e parteciperà anche Andrew. E ragazzi, per il primo classificato ci sono in palio 4 Pokémon bridati dal nostro Lost Storm 96, per il secondo 3 Pokémon bridati e per il terzo 2 Pokémon bridati. Però poi, per qualsiasi chiarimento, ovviamente chiedete a lui. Quindi, ragazzi, se vi è piaciuto questo video, ditelo con un mi piace, un commento positivo, condividendolo dove volete. Mettete mi piace se volete anche alla pagina di Facebook, che vi metto come in ogni video in descrizione. E se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. Da settennio 1000 è tutto. Ciao, ragazzi!